l'eliminazione di Lori del Santo dall'Isola di Famosi ha spostato l'attenzione sul suo fidanzato Marco Cucolo, rimasto da solo ad affrontare l'avventura in Honduras nelle ultime settimane che portano alla finale del reality prevista per il 27 giugno. Il naufrago subito dopo l'addio della sua compagna è stato colto da un malore per il quale è stato portato in infermeria. Da giorni Marco ha mostrato segni di insofferenza isolandosi spesso dal resto del gruppo, e non trovando il conforto della sua partner che si è limitata solo ad accennare che da giorni non stava bene per via di alcuni problemi di salute, forse di natura gastrointestinale. Dopo il responso del televoto che ha decretato l'eliminazione di Lori del Santo dall'Isola dei Famosi, la showgirl ha indirizzato un pensiero al partner, al quale è legato da più di 7 anni, che aveva avuto un malore. Cucolo si è sentito improvvisamente male durante la diretta del reality, è stato necessario che venisse sottoposto subito a delle cure, per questo ha abbandonato il gruppo che si è ritrovato ad ambientarsi su una nuova isola, Playa Ultimo Sfuerzo, dove resterà fino alla finalissima del reality. Dopo che il naufrago è stato trasportato in infermeria si è ipotizzato ad un suo ritiro, qualcuno ha malignato in rete che il fidanzato di Lori del Santo si potrebbe sentire smarrito senza di lei, altri invece hanno notato da tempo il suo malessere, da imputare ad uno stato di salute non ottimale. Nel corso della sua seconda avventura all'Isola dei Famosi, di cui ha vinto un'edizione ormai più di 10 anni fa, Lori del Santo ha più volte sottolineato che il suo compagno non ha mai camminato nella sua ombra, Marco Cucolo ci tiene molto ad essere indipendente. L'ha voluto dimostrare dall'inizio. Lui non dipende da me, ha le sue idee e le difende con le unghie e con i denti. Tra nuovi arrivi, quello di Vera Gemma e Sole Sorge, e continue discussioni tra i naufraghi i quali ultimamente si sono coalizzati contro Nick Luciani, accusato di fare delle richieste personali che potrebbero creare delle frizioni, serpeggia anche il rischio di nuovi ritiri a causa delle condizioni fisiche non ottimali dopo l'abbandono di Roger costretto a concludere anticipatamente la sua avventura all'Isola dei Famosi a causa del dolore alla caviglia, che da settimane non si risolveva, e che secondo le prescrizioni mediche necessitava di assoluto riposo, si teme che anche Marco Cucolo possa essere costretto al ritorno in Italia per via delle sue condizioni non ottimali.